ogni 100 metri un tumore. Lungo la strada che collega l'area del nucleo industriale a Manovrazzati, quasi tutte le famiglie piangono un proprio caro ucciso dal cancro. La zona venne interessata il 22 gennaio del 2005 dall'incendio all'IRMA, il sito di stoccaggio di rifiuti. Le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco durarono 10 giorni. In cenere finirono 7.800 tonnellate di rifiuti solidi urbani. Per precauzione le famiglie che risiedevano nel raggio di 300 metri vennero allontanate, così come venne chiuso al traffico il casello autostradale. Un'inquietante nube nera sostò per giorni sulla Valle del Sabato. L'ARPAC all'epoca avviò un monitoraggio ambientale che registrò l'inquinamento dell'acqua e del sottosuolo. Chi abita a ridosso del luogo del disastro da 15 anni vive un incubo, e molti hanno preferito trasferirsi altrove, e c'è chi per timore della diossina ha smesso anche di coltivare l'orto. Gli ultimi dati sull'inquinamento della Valle del Sabato hanno alzato ancora di più il livello di attenzione nella zona. Peggio nella terra dei fuochi e dimenticati dalle istituzioni, dicono. Franco Mazza dell'associazione Salviamo la Valle del Sabato da tempo chiede lo screening sulla popolazione, un intervento urgente considerando che nel sangue delle persone sottoposte al monitoraggio dello SPES sono state rinvenute tracce di diossina e metalli pesanti. Non siamo più neanche certi di quello che piantiamo, se è commestibile oppure no. E poi negli ultimi anni che ci sono successe delle disgrazie in famiglia, io ho avuto un fratello che all'improvviso ci è stato diagnosticato questo tumore sarcoma che nel giro di 2-3 mesi me l'ha portato via. E una nostra amica che abitava a 500 metri più giù, lo stessa patologia, lo stesso male. E poi un giovane che per me era come un figlio, Barbato, che ha avuto lo stesso problema, è ingiustificabile questa cosa. Nel giro di 500 metri tre persone con la stessa patologia e tutti e tre di diverse famiglie, no? Io penso che sia stato l'inquinamento, perché l'inquinamento è partito da molti anni fa, e poi è esploso quando l'incendio dell'IRM ci ha costretti addirittura ad allontanarci dalle nostre abitazioni. Noi purtroppo, che abitavamo a 500 metri più sopra, non siamo stati spostati per quel periodo dell'incendio, però comunque il danno c'è stato e lo stiamo accusando adesso. Alle autorità chiedo di stare molto attenti, vigili di queste concessioni che continuamente lasciano agende poco scrupolose. Tra Manovrazzati e San Barbato una decina di casi, ogni anno viene fuori 6 o 7 casi l'anno, non è una cosa... Lei ha perso per tumore pure un proprio caro? Sì, mio nipote. Quanti anni aveva? 37. Quanti anni fa è deceduto? È morto il 2016. Lei crede che si poteva fare qualcosa? Come no? Sono state nascoste tantissime cose e le autorità non hanno voluto prendere atto dall'inizio di tutta la situazione. Anzi, agli inizi siamo stati molto molto soli, nel senso, ma anche dai cittadini che abitavano in paese, perché non si rendevano conto della situazione, perché pensavano che fosse una cosa che toccasse solo chi abitava presso la zona IRM oppure a ridosso delle aziende. Quando ci vedevano dicevano povera voi che state là basso, invece non era povera noi, è poveri tutti, perché l'aria non ha barriere.